Vincere non è importante, non è nemmeno l'unica cosa che conta, è semplicemente ciò che riesce meglio al Bayern Monaco. Con Kovac in panchina i bavaresi in questo inizio di stagione non hanno fatto altro. Trionfo in Supercoppa con l'Eintracht Francoforte, turno superato in Coppa di Germania, successo all'esordio in Champions League sul campo del Benfica e 12 punti conquistati nelle prime 4 partite della Bundesliga. 7 partite, 7 vittorie. Il direttore sportivo dello Schalke Heidel, sabato sera, dopo la sconfitta con il Bayern, ha predetto una stagione storica: ai bavaresi non perderanno nemmeno una partita. Possibile, ma la lunga striscia di successi comincia ad annoiare, perfino a Monaco. Strapotere, nemmeno dopo il gol dell'1-0 in casa dello Schalke che l'anno scorso è arrivato secondo ONS Rummenigge, seduti in tribuna, hanno esultato. Nessun urlo, nessun sorriso, nessuna emozione. Sul 2-0 Rummenigge ha stretto il pugno per esultare, mentre ONS è rimasto ancora impassibile e pochi secondi dopo se ne è perfino andato. Punto il Bayern. Insomma, è talmente abituato a vincere che ormai non si esulta più nemmeno ai gol. Troppa monotonia e perfino il successo, se così frequente, è noioso. Nel 2015 fece il giro del web la foto scattata a Marienplatz un'ora dopo il titolo di campione di Germania conquistato dal Bayern che si laureò tale senza giocare, approfittando della sconfitta del Wolfsburg. La piazza era deserta, non c'erano tifosi a festeggiare. Sui social si sprecarono le battute: al funerale di mio nonno c'erano più persone e sembravano più allegre, oppure oggi ho vinto 100 euro alla schedina, offro la cena a tutti quelli che ora sono a Marienplatz. C'è da tempo assuefazione al successo, e perfino Rummenigge e ONS sembrano meno focosi del solito. Punto desktop minore di spent class uguale notification / span Robben alla Van Basten e il Bayern Weigligazzetta Cerix link copia embed copiati potrebbero interessare. Anche questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione proprie di terze parti per le sue funzionalità e per inviarti pubblicità, contenuti e servizi più vicini ai tuoi gusti e interessi. Chiudendo questo messaggio, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie per le finalità indicate. Per negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie o anche solo per saperne di più fai clic qui. Accetto security warning: please treat the URL above as you would your password and do not share it with anyone. See the Facebook Help Center for more information. Euforia, atmosfera completamente diversa a Berlino. L'ERTA ha cominciato il campionato con 3 vittorie e un pareggio. Con i 10 punti conquistati i berlinesi sono secondi a meno 2 dal Bayern. Dopo la vittoria di sabato per 4-2 contro il Borussia Mönchengladbach l'ERTA si è ritrovato perfino in testa alla classifica e il Bayern doveva ancora giocare. L'euforia è tale che i giocatori, dopo il fischio finale, sono rimasti per 30 minuti in campo per raccogliere gli applausi del pubblico. Punto di fatto un terzo tempo dedicato esclusivamente ai tifosi e ai festeggiamenti. E in curva sono stati intonati cori molto significativi: resteremo imbattuti fino alla fine o arriviamo a 100 punti. E pensare che a Monaco, pur stando sopra in classifica, c'è meno entusiasmo. In Baviera però vincere non è importante, non è l'unica cosa che conta, è semplicemente ciò che riesce meglio al Bayern. Al punto che ormai farlo è perfino monotono, quasi noioso.